In una notte d'estate, in mezzo a gente allegra e spensierata, è stata piantata una croce su questa terra. Una croce più crudele e devastante di qualsiasi immaginazione, amatrice d'accumuli inghiottite in un attimo. Sentiamo ancora l'odore acre della morte, che non ha risparmiato nessuna famiglia. Camminare come abbiamo fatto insieme per questo spazio vuoto, anzi pieno solo di macerie, aumenta il nostro disorientamento. Senza case, senza chiese, senza negozi, senza piazzette, in effetti non c'è vita. È vero, ci anima il desiderio di rivedere in piedi questa terra, ma non possiamo nascondere la paura e l'incertezza che ci attraversano. E viene spontaneo sentire il grido di Gesù dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è uno sfogo, ma è l'estrema reazione di chi piange i suoi cari, le sue cose, i suoi sogni. Il crocifisso però non piange su di sé, e per questo attira il nostro sguardo. Se ci fosse solo la croce, non avremmo alcuno scampo. Potremmo tutt'al più dire con larvato cinismo: a chi tocca, tocca. Ma la croce fortunatamente non è vuota. Su di essa sta il crocifisso, che non scende e dimuore senza rancore, senza odio, ma abbandonato fiduciosamente, secondo le sue parole: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. La speranza non è una botta di ottimismo, né si regge sulle facili spalle delle promesse umane. È il volto tumefatto del Salvatore, che continua a darci fiducia, al punto che perfino un pagano, un soldato avvezzo alla violenza delle armi, di fronte al crocifisso esclama: veramente costui era figlio di Dio. Questa speranza è dunque per tutti, credenti e non credenti. Di fronte a un abbraccio così indifeso e fragile, nessuno, infatti, può restare indifferente, e non fatichiamo a scorgere in esso la nostra stessa precarietà, le case da ricostruire, il lavoro da ritrovare, i figli da far crescere, gli anziani da accompagnare. È un giorno difficile, il Venerdì Santo, perché ci obbliga a guardare fissi sulla croce, ma a dirla tutta, ogni giorno nel mondo è un Venerdì Santo, e per noi lo è sicuramente dal 24 agosto. Ciò nonostante, non sono mancati momenti in cui ci siamo sentiti abbracciati dalla solidarietà di tanti e dalla sensazione che la vita è più forte della morte. Tocca a noi stavolta credere fino in fondo a questa possibilità. Il resto sarà solo l'effetto di questa intuizione che nasce da cuori feriti ma non rassegnati. Come capitò a San Francesco davanti al crocifisso di San Damiano, dove Gesù è ritratto contemporaneamente ferito e forte. Egli non è morto, sta diritto e risoluto, e lascia presagire l'alba, che è sempre più buia appena prima dell'alba.